Allora, io sono da 21 anni l'educatrice a Castelfranco Emilia, adesso sono una delle due. Allora, la realtà di... poi ho fatto un piccolo salto anche a Saliceta, quindi su per giù il discorso non cambiava molto, adesso poi non c'è più. Allora, Castelfranco Emilia, i famosi o famigerati internati. Allora, cominciamo con quello che è legato al tema di oggi. Stanno arrivando quelli che l'OPG ritiene non più, come posso dire, da OPG, e li mandano nella casa di lavoro, gli tramutano la casa di cura e custodia in casa di lavoro. Noi, io non so come stia messo, da quanto sento i miei colleghi dell'OPG di Reggio Emilia, il personale, ce n'è molto di più. Da noi abbiamo una psichiatra una volta a settimana, con, adesso non mi ricordo, ma in una giornata più di 6-7 ore non ne ha. Abbiamo, e poi non abbiamo più nient'altro da un punto di vista psichiatrico. Adesso sono comparsi un attimino i tecnici della riabilitazione psichiatrica, che non so se resteranno, se i famosi fondi restano per qualche anno, se scompariranno dopo la sperimentazione annuale, ma i matti restano. Matti che noi non sappiamo gestire. Non abbiamo la preparazione, non abbiamo il personale. Sulla decina che abbiamo a Castelfranco, adesso tra l'altro fra qualcuno è arrivato pure il sordomuto con problemi psichiatrici, quindi di problemi ce ne abbiamo due, uno perché non riusciamo a comunicare con lui e due perché è psichiatrico. Poi ne abbiamo qualcun altro, faccio l'esempio, ce n'è uno che ha rubato una macchina, ha fatto 4 mesi di carcere. Poi l'anno, aveva stato condannato a 1 anno e 4 mesi, l'hanno mandato in comunità. Leggo dalle relazioni ad un certo punto, da una città era andata all'altra, leggo. La situazione assolutamente non è da mandare in carcere, ma siccome il servizio preposto, quindi quello dove lui è residente, non si decide a definire un programma, anche perché c'è un discorso economico, allora ok, diamo parere favorevole per la tramutazione, quindi è venuto alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia. E abbiamo uno, il cui unico colloquio è: voglio bere, voglio mia moglie, voglio mio figlio. Noi non so cosa ci facciamo, lo impasticchiamo, infatti sta rinchiuso in cella. Non va ad attività, non va al lavoro, non va a scuola, non va da nessuna parte. Questo è la punta massima di un discorso psichiatrico che sta arrivando e che noi assolutamente non abbiamo né le possibilità e devo dire neanche la professionalità per affrontare questo. Se un tantinello ci discostiamo poi da quella che è la realtà, allora io sono lì dentro da 21 anni. Andiamo, oscilliamo tra un 50 e un 60% e barbonaggio puro. Allora, se torniamo al costo che un detenuto costa, qualcuno dice 120, qualcuno 180 euro al giorno, io dico, forse l'ho già detto già un'altra volta, se apriamo le Caritas, se facciamo un posto letto, il pasto o due pasti giornalieri, io dico che costa molto di meno. Se li teniamo ancora dentro, perché abbiamo, signori miei, barbonaggio puro, io dico che forse c'è un discorso economico dietro le spalle. Se vogliamo guardare l'altro, allora, quando dicevamo dalle tre regioni, in questo momento anzi devo dire che la Campania non, attualmente non ne ha molte, ma se no in genere è una regione il cui unico obiettivo io credo che sia quello di togliersi i delinquenti da Napoli, li mandiamo in casa di lavoro. Non serve assolutamente a niente, perché o risolviamo la situazione di Napoli o non ci facciamo nulla. Poi, se vogliamo parlare invece della struttura di Castelfranco Emilia, quando io sono arrivata, è una struttura che potrebbe dare a delle potenzialità meravigliose. Sì, chiudo subito. Abbiamo delle potenzialità meravigliose, ma non ne usiamo neanche il 5%. Per il resto è un po' vostro. Sì, sì, assolutamente.